è chiaro che qualcosa non funziona. Sì, vabbè, ho capito, no, ma scusa, con luoghi comuni. Non sono luoghi comuni. Non sono luoghi comuni per niente, non funziona. Come fare a curare il malato quando prima che tutto è capire che cos'ha? Io lo ribadisco, qualsiasi procedura che fosse nell'accorciare i tempi o che fosse nell'allungare i tempi, nel procedure, allungarle, accorciarle, non ha funzionato. Vogliamo fare una riflessione seria sulla certezza della pena? Vogliamo dare un messaggio serio al paese? Ma no, ma guardate, tutte le volte che abbiamo fatto un dibattito, ma penso ancora prima del 4 dicembre, con un esponente del PD ci siamo sentiti dire che le leggi fatte in questa legislatura hanno sistemato per sempre il problema della corruzione. Quella era una narrazione veramente esagerata. Come d'altro canto non si può negare che il paese continui a soffrire di una lentezza burocratica. Quello che sta accadendo con la ricostruzione del terremoto, che probabilmente è l'appalto più controllato che ci sia mai stato in Italia, ti dimostra che non è così che funziona il sistema. Perché se non dai la risposta veloce ai cittadini, garantendogli che non ci sia corruzione, stai fallendo nel tuo obiettivo. Allora, veramente di un discorso che non prende la realtà. Io ti sto dicendo questa cosa, che se non metti la certezza nel momento in cui qualcuno viene preso a rubare, che questo paghi il conto, ci sarà sempre qualcun altro che cercherà di farlo o di continuare. E ancora peggio i rapporti tra la politica e chi è corrotto.